ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Allora, oggi vorrei parlarvi di un argomento un po' diverso. Infatti, non vi parlerò di cavalli, ma vorrei parlarvi delle mie due cagnoline. Se mi seguite sugli altri social come TikTok e come Instagram, vedete che posto spesso dei video, comunque delle foto, dove ci sono le mie due cagnoline. E una è una levriera e si chiama Biddy, mentre la più piccolina, che sembra una volpina, si chiama Maya. Tra l'altro vorrei farvi notare la camicia che indosso con tutti questi levrieri, aspettate che mi alzo così la vedete meglio, che ho comprato l'anno scorso da Zara e non avevo ancora avuto occasione di metterla e ho pensato: quale occasione migliore di parlare delle mie cagnoline mettendo questa bellissima camicia? Allora, partiamo subito perché sarà un argomento un po' lungo. Allora, parto subito con il raccontarvi di Maya, perché lei è stata la prima cagnolina che abbiamo adottato io e Alessandro. Allora, era il 2017, non abitavamo ancora qui, ma avevamo in affitto un piccolo appartamento e io avevo visto l'annuncio di Maya sul gruppo Facebook di un'associazione della mia zona e me ne ero subito innamorata, ma subito. Però il weekend successivo avevamo programmato un 3 giorni a Firenze e quindi non avrei potuto andare a prenderla subito perché non, insomma, l'adattamento del cane a casa richiede comunque la presenza dei padroni. Di conseguenza ho monitorato per diverso tempo la situazione della cagnolina e un bel giorno mi resi conto che non c'era più l'annuncio. Sono andata nel panico e ho detto: sta a vedere che l'hanno adottata. Tuttavia, dopo un paio di giorni l'annuncio è riapparso, questo perché purtroppo Maya è stata riportata indietro più volte. Questo perché Maya ha un carattere molto particolare, lei va a giornate. Ci sono giornate buone e giornate meno buone. La maggior parte del tempo ha giornate ni. Le giornate veramente buone sono poche, bisogna prenderla un po' come viene. Quando tu le dai da mangiare, non è detto che lei mangi subito. Magari mangia la sera e quello che tu gli hai messo a mezzogiorno, o magari quello che tu gli metti alla sera lo mangia la mattina dopo. Non è un cane che va assolutamente forzato. La maggior parte del tempo lo passa nascosta negli angoli. Fino all'anno scorso rimaneva nascosta nella cabina armadio, ultimamente invece è un po' più aperta, ma sempre con le sue modalità. Ma torniamo al 2017, quindi finito il weekend, io il lunedì sono andata subito di corsa in questo rifugio a prendere appunto la Maya. Ale non era molto convinto, non perché lui non ami gli animali, anzi, lui ha sempre avuto cani, ma l'appartamento che avevamo in affitto era veramente, veramente piccolo. Erano praticamente 3 stanze, ovvero cucina col salotto, camera e bagno, cioè era veramente una cosa minuscola. E lei, essendo un cane non piccolo ma neanche grosso, una via di mezzo, non è neanche taglia media in realtà, però comunque non è un chihuahua, pensava che avrebbe sofferto. In realtà Maya in casa stava benissimo, perché appunto considerando il fatto che lei resta negli angoli, nelle cabine armadie, un appartamento non è per lei un grave problema. Quindi io il lunedì sono subito corsa a prenderla e l'ho portata a casa. Era molto timida. Inizialmente aveva paura sia di Ale e sia di mio papà, che è stata una delle prime persone che ha visto dopo di me. Questo perché? Perché lei ha, e ancora adesso un pochino, il terrore della figura maschile. Vi dico solamente che a distanza di 4 anni che ormai è con noi, perché adesso i primi di aprile sono 4 anni che Maya è con noi, quando vede i nostri amici, che voglio dire sono sempre gli stessi, però essendo ragazzi per la maggior parte, lei è terrorizzata.
Non sempre però, perché quando invece andiamo a fare le gite è il cane più felice del mondo e anche se ci sono loro è come se li vedesse tutti i giorni. Quindi è per questo che vi dico che Maya va presa un po' in seconda della giornata. Devo dire che l'aver adottato Maya ha cambiato completamente la mia vita, perché io ho sempre avuto cani, però una volta lasciata la casa dei miei e quindi lasciata la mia cagnolina che si chiamava Uvetta, che purtroppo è venuta a mancare agli inizi del 2020, mi sono sentita completamente persa. Non riuscivo a stare senza cani, avevo una cricetina, però oggettivamente parlando il criceto non ti dà l'affetto che ti può dare un cane. E penso di aver fatto una delle scelte più belle di questo mondo adottando un cane che è sostanzialmente un cane problematico, perché Maya è problematica. Parlando con la veterinaria siamo giunti alla conclusione che se lo dovessimo paragonare a un problema umano, potrebbe essere tranquillamente associata all'autismo, perché tu quando le parli, la chiami o la guardi, non sempre ti guarda in faccia, molto spesso si gira dall'altra parte, ha paura quando le metti il telefono vicino per farle una foto, quindi è veramente un cane che ha bisogno di attenzioni. Ma quando la lasciamo libera, che sia in un parco o sia nel dog park, torna sempre, è super mega obbediente e vive per noi, vive dove siamo noi. Mi raccomando, i cani non lasciateli liberi in città o in posti non appropriati, perché poi si perdono o rischiano di farsi male. Chiusa parentesi. Però prima di lasciarla completamente libera senza avere l'ansia anche all'interno del dog park e soprattutto all'interno del dog park, ci ho messo un po', perché lei con gli altri cani non è né cattiva né brava, anche lì va a seconda di come le gira, un po' come tutti i cani, ma lei un po' di più. Diciamo che preferisce i cani simili a lei, ovvero con il pelo lungo. Io ho notato questa cosa con i cani che non sono simili a lei. Fa fatica ad andare d'accordo, sinceramente non chiedetemi per quale motivo, ma lei è fatta così. Tra l'altro, quando l'abbiamo adottata ho fatto subito un controllo dalla veterinaria e abbiamo trovato la filaria. Per fortuna era uno stadio basso, siamo quindi riusciti a prenderla in tempo e di conseguenza è guarita, e dopo ovviamente una cura che è durata un anno, ma è guarita. E tra l'altro Maya arriva dalla Sardegna, quindi non ha fatto staffetta perché lei si trovava già qui al nord, però mi hanno raccontato le volontarie che l'hanno avuta per diverso tempo appunto in Sardegna, che ha avuto diversi traumi nel canile che si trovava prima che venisse appunto presa da queste volontarie. Non so esattamente di che tipo, anche loro non sanno darmi una spiegazione, non lo voglio sapere, so solo che attualmente Maya sta bene, quest'anno farà 9 anni e nei suoi problemi è il cane più felice di questo mondo. Parlando invece della Biddy, la Biddy anche lei è un salvataggio, è un levriero, nello specifico è una Greyhound. Ovviamente non ho il pedigree perché è un'adozione. E anche adottando lei penso di aver fatto una delle cose più belle di questo mondo. Allora, partiamo da monte. Io ho sempre avuto un interesse nei confronti dei levrieri, galghi prevalentemente, non sapevo bene dell'esistenza di Greyhound, lo ammetto. Da quando poi ho adottato lei mi sono fatta una mega cultura e per parlare dei levrieri dovremmo stare qui a parlarne per delle ore, perché ce ne sono veramente di tante tipologie, di tante linee. C'è da dire talmente tante cose che non finirei più, ma io mi limiterò a raccontarvi della mia esperienza con Biddy. Allora, come vi dicevo, ho sempre avuto un interesse nei levrieri e avevo sempre detto che prima o poi avrei adottato un levriero rescue, e così è stato. Quando ci siamo venuti a trasferire qui, qui abbiamo il cortile, la casa è più grande, e Alessandro mi ha detto: ok, forse è arrivato il momento finalmente di realizzare, tra virgolette, il tuo sogno di adottare un levriero. Io seguo diverse associazioni su internet e in questo caso noi ci siamo affidati all'associazione di pet levrieri.
E la dinamica dell'adozione è stata questa. Allora, noi nel 2018 ci siamo sposati, ma io non resistevo più, io volevo assolutamente adottare un levriero. Quindi, più o meno attorno al 15 di agosto del 2018, ho fatto la richiesta, per adozione. Praticamente funziona così: si va sul sito di Pet Levrieri. Si scarica il modulo e lo si compila e lo si manda direttamente all'associazione. Verrete contattati con una prima telefonata da una delle volontarie. Bidi, verrete contattati da una prima volontaria che vi dirà insomma, un paio di cose e successivamente riceverete una seconda telefonata da parte della volontaria della vostra zona che si occuperà di fare una visita a casa vostra. Non pensate che la visita a casa sia una spedizione punitiva, assolutamente, è semplicemente un metodo per conoscere voi, l'ambiente in cui verrà a vivere il vostro animale e i vostri altri presunti animali. Questo perché ci sono cani levrieri che magari non vanno d'accordo con i gatti. Biddy, per esempio, è un no gatti. Noi di gatti non ne abbiamo per svariati motivi, primo perché Alessandro è allergico e quindi non abbiamo avuto problemi a scegliere lei. I galghi, per esempio, saltano le recinzioni, al contrario dei grey. Quindi noi abbiamo delle recinzioni medio-alte, comunque un'altezza che può essere che un galgo sarebbe stato in grado di saltare. Quindi l'incontro è fatto completamente per venire incontro alle vostre esigenze. Nel nostro caso, avendo già Maya, la volontaria si è presentata qui con una delle sue grey. Le abbiamo fatte conoscere al di fuori della nostra proprietà, perché è così che si fanno conoscere due cani estranei. E Mai è andata subito d'accordo, non l'ha, cioè, diciamo che non l'ha molto calcolata, nel senso che ci fosse o non ci fosse, lei non cambiava la vita. Quindi abbiamo fatto questo colloquio conoscitivo e la volontaria della nostra zona ci ha detto appunto che saremmo stati contattati successivamente se considerati idonei all'adozione da parte di tutta l'associazione. Devo dire che è passato veramente poco tempo, si parla di un paio di giorni, e siamo stati subito contattati dicendo che eravamo idonei per l'adozione e ci sono stati presentati tre cani che potevano essere adatti alla nostra famiglia. Due galgo, tutte femmina, perché noi avevamo fatto richiesta della femmina, perché Maya preferisce le femmine, lei va d'accordo di più con le femmine che con i maschi, e appunto una grey, che è Biddy. Allora, devo dire che non è stata facile la scelta, perché comunque fosse stato per me le avrei prese tutte, però ovviamente non era possibile. Quindi, dopo un paio di giorni di ponderamento e di chiacchiere con Ale, siamo giunti alla conclusione che Biddy era il cane che faceva per noi. Quindi, qui si parla della fine di agosto, i primi di settembre. Noi avevamo un po' di timore perché ci saremmo sposati a novembre e parto subito con il dire che abbiamo completamente rivoluzionato il nostro viaggio di nozze, perché noi saremmo voluti andare in Irlanda e i miei avrebbero tranquillamente tenuto Maya a casa con loro, ma tenere Biddy e Maya e un altro cane in appartamento sarebbe stato molto complicato per 2 settimane. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo stravolto completamente il nostro viaggio di nozze e siamo andati in Repubblica Ceca, a Praga, ovviamente portandoci dietro i cani, perché sottolineo, io tutti i viaggi che faccio li faccio con i miei cani. Ovviamente in Irlanda non sarebbe stato possibile per via della quarantena che devono sostenere gli animali una volta che entrano, come anche in Inghilterra. Quindi ho preferito rinunciare al viaggio in Irlanda, che mi sarebbe piaciuto fare da una vita, per l'amore dei miei animali. Quindi, cosa è successo? Dopo che noi abbiamo scelto Biddy, l'8 settembre 2018, ci siamo recati in questo agriturismo nella zona del Milanese e dove sono arrivati in
come carico, chiamiamo così, anche se è brutto da dire, ma è la realtà. Adesso non mi ricordo quanti, forse una ventina di Greyhound direttamente dall'Irlanda. È stata una sensazione da brivido vederli scendere da questo camioncino, erano stanchi, stremati, questo assolutamente niente da dire. Si sono ritrovati in mezzo a un sacco di gente che era lì per loro e anche loro non ci credevano. Quando abbiamo fatto conoscere Maya a Biddy, Biddy ovviamente era spaesata dal viaggio, e Maya invece stranamente si è messa a fare il verme sul prato, ha iniziato a rotolarsi e ci ha lasciati stupiti perché non aveva mai avuto un comportamento del genere di fronte soprattutto a degli strani, perché lì con noi c'erano anche le volontarie. Eppure è stato un incontro veramente pacifico e tranquillo. Ci siamo fermati lì a mangiare tutti insieme e poi siamo tornati a casa. Biddy ci ha messo neanche un'ora ad ambientarsi alla nuova casa. Le avevo preso un bel cuscinone, qualche gioco e lei subito si è messa a giocare. Quando l'abbiamo adottata andava per i 3 anni. E quindi era comunque una cucciolona che però non aveva avuto modo di sperimentare la vita da cucciolo, ma devo dire che siamo stati fortunati perché è veramente una cagnolona super. Ha sporcato in casa i primi giorni, ma sulle traversine, e adesso tutte le volte che deve uscire si mette davanti alla porta e con il naso punta alla maniglia come per dire devo uscire, fatemi uscire. Quindi cosa dire, questa è l'esperienza che noi abbiamo avuto con i nostri due cani. Sono veramente contenta della scelta che ho fatto, mi piacerebbe poter adottare altri levrieri, sarò sincera, come anche altri cagnolini che arrivano dalla stessa situazione di Maya. Ovviamente non si possono adottare tutti, ma io nel mio piccolo cerco di contribuire. Se volete sapere qualcosa di più sull'associazione di Pet Levrieri, vi lascerò il link nella box informazioni e vi lascerò anche il link dell'associazione da cui arriva Maya, che si chiama Amici Amici. Che altro dire? Spero che questo video vi sia piaciuto, anche se non è trattato di cavalli, ma è una parte importante della mia vita, ovvero i miei cani. Come sa dire, se vi va iscrivetevi come al solito ai miei social per vedere altre foto ma di Maya, di Biddy e ovviamente del Fili. Vi mando un grosso bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!